Volevo salutare l'avvocato Francesco Cacciola che diciamo, segue molti di questi casi e che ci aiuta spesso e ce li segnala. Casi come questo, ora senza l'ultimo, è veramente un caso drammatico perché purtroppo con questa situazione che c'è stata molti italiani purtroppo vanno a chiedere anche e finiscono nelle mani degli usurai, diciamocelo. Allora, avvocato, la parola a lei. Come si fa? Tanto lei li aiuta molti e qual è la situazione? Ci dia un po' così una panoramica. Ecco, non la sentiamo, non so se è all'audio chiuso, non la sentiamo. Ecco, la sentiamo, prego. Sentite? Sì, Posso dire ora una sì, cosa? vada. Buongiorno a tutti. Mi fa dire una La cosa. situazione sicuramente è drammatica. Ci sono attualmente 2 milioni di famiglie che si trovano in una condizione di sovraindebitamento, che non riescono più ad andare avanti. Sicuramente si portano, diciamo, gli effetti negativi della pandemia, dell'inflazione, del rincaro di tutto e tendenzialmente molte famiglie sono costrette a scegliere se, pagare le bollette, andare avanti, mandare a scuola i figli oppure pagare i finanziamenti. Purtroppo per gli imprenditori, come quest'ultimo caso, c'è il rischio, di rivolgersi alla criminalità organizzata, all'usura e ovviamente si entra in un circolo vizioso. Considerate che tra, i nostri assistiti abbiamo anche persone che hanno dovuto cambiare identità, sono state sotto scorta, hanno dovuto cambiare proprio tutta la loro vita andando lontano, anche perché molto spesso gli usurai sono anche delle persone. Diciamo che non sono strettamente collegate alla criminalità organizzata. Quindi diciamo che sì, c'è bisogno di una tutela molto importante da questo punto di vista, anche perché se non si va a tutelare, la piccola e media impresa, che comunque è il tessuto sociale principale Del nostro paese, italiano e certo. del nostro paese, che dà lavoro a tante famiglie. Si potrebbe avere un'implosione totale. La cosa fondamentale che ci tengo a dire sempre, perché poi io cerco sempre di dare un canto di speranza, è che dai problemi economici si può uscire, bisogna solo sapere come fare, perché la legge ci pone tanti strumenti che possono aiutare le persone a rendere il proprio debito sostenibile. Quindi Certo, bisogna non l'importante è cadere nello denunciare, non sconforto cadere e denunciare. Senta, ma quanti... Assolutamente, non cadere nello sconforto e denunciare. Poi abbiamo visto tassi di interesse incredibili, cioè per un prestito di 30.000 euro si è arrivati a 50.000 euro, quindi insomma i tassi sono da veramente altissimi. Quanto sono i Allora, tassi la cosa degli fondamentale in usurai, no, questo ovviamente, caso, di finanziamento? nel caso specifico, la persona aveva avuto 30.000 e gliene ha dovute dare altri 20 nell'arco di pochi mesi, quindi il tasso arriva a delle percentuali astronomiche. Cioè perché cioè Pochi possiamo arrivare mesi, al 200-300% pure. assurdo. Sì, Ovviamente, sì, ho sì. detto, una volta che si entra in quella morsa è difficile uscirne poi. Denunciare, denunciare e farsi aiutare. Ci sono dei centri, quindi mi Assolutamente. raccomando, denunciate. Avvocato Cacciola, io intanto la volevo ringraziare, poi tanto noi ci risentiamo. Diamo un consiglio ai cittadini che sono in difficoltà, diamogli un consiglio. Non la sentiamo perché ha chiuso l'audio. La cosa che io consiglio, mi Sì, sentite? sì. La cosa che io consiglio è stare molto attenti a non usare le carte revolvite perché è Ecco. un rapporto cioè che è molto gravoso. I tassi di Bravo. interesse legali sono 20-25% pure. E altra cosa a cui prestare attenzione sono i rifinanziamenti. Molto spesso alcune banche o finanziarie, in cambio di pochi soldi, rifinanziano il loro debito e arrivano a indebitare, a sovraindebitare gli italiani. Quindi quando ci si trova ad avere difficoltà, bisogna mettere un punto e cercare di ritrovare un equilibrio finanziario. Non credere che accedendo al credito con le carte revolving o con i rifinanziamenti si possa risolvere la situazione.